Allora, cominciamo finalmente. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che stanno partecipando a questo nostro incontro. Per noi è importantissimo, è la prima volta che siamo in Veneto e questa vostra partecipazione, insomma, ci riempie di soddisfazione e di orgoglio per il lavoro fatto. Siamo in collegamento con Catania e con Roma, che ci vedono perché così abbiamo l'opportunità di fare partecipare più persone a questi nostri incontri così importanti, visto le notizie di cui abbiamo sempre bisogno riguardo le distrofie retiniche di cui ci occupiamo. Credo che possiamo partire subito con il primo intervento della professoressa Facchin, che ringrazio ancora sentitamente per aver voluto partecipare a questa nostra giornata. Io ringrazio invece dell'invito, non così per un atto formale, ma per un contenuto vero. Ma per un contenuto vero, io credo che siano molto importanti questi momenti di incontro tra le associazioni e le persone che hanno una malattia rara, i clinici e anche i ricercatori che lavorano nel campo e anche chi si occupa di sanità pubblica, di organizzazione, di programmazione, eccetera. Perché è solo mettendo insieme queste anime diverse che poi si possono trovare delle risposte. Non certo a tutti i bisogni, a tutti i problemi, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, insomma, quindi dobbiamo essere concreti e realistici, ma delle risposte migliori di quelle che ci sono adesso, più efficienti, più dirette e che non vanno a sommare sofferenza a sofferenza, difficoltà a difficoltà. Allora, l'oggetto di questa mia prima presentazione è questo, cioè parlarvi di qual è lo stato dell'arte, la situazione, e prenderò come esempio questa regione, perché è quella che conosco meglio e dove ho tutti gli elementi, i dati, anche se alcune cose, insomma, le conosco anche abbastanza profondamente anche per altre regioni e per il contesto italiano. Per poter mostrarvi alcuni dati e ragionare insieme a voi con questo, volevo prima usare qualche minuto di questa presentazione per dire in velocità, visto che qui venite da tutta Italia e quindi non conoscete giustamente la storia di cosa è stato costruito qui in generale per le malattie rare, poi vediamo con che ricadute per le distrofie retiniche ereditarie. Cosa è stato costruito a partire dal 2001, cioè da quando c'è stato il famoso decreto 279 che ha imposto, e devo dire per la prima volta in Europa e in assoluto per la prima volta, di creare delle reti di assistenza per le persone con malattie rare, perché le legislazioni che avevano preceduto questa nostra italiana si erano dedicate soprattutto al problema dei farmaci orfani, al problema della ricerca, eccetera, ma mai avevano parlato di reti di assistenza. E la sfida che è stata posta con questo 279, come vedremo, era allora una sfida fantascientifica, perché non c'era nessuna esperienza a livello internazionale di che cosa voleva dire fare una rete di assistenza per le malattie rare, ma è una sfida molto difficile anche adesso, e adesso c'è un'altra, diciamo, curva importante, che è l'applicazione dei nuovi LEA, che comporta un cambiamento molto rilevante per quanto riguarda le malattie rare. Allora, quando siamo partiti da un presupposto teorico. E questo presupposto teorico ha informato di sé tutte le scelte, e devo dire che con il tempo poi è stato in qualche modo premiato, perché anche a livello internazionale questo presupposto ormai è considerato un must per la presa in carico delle persone con malattie rare. E il presupposto da cui siamo partiti era che per fare una rete di assistenza bisognava avere due elementi, io dico sempre due gambe. Il primo elemento era quello già previsto dalla norma, cioè la rete dei centri di grande esperienza, di riferimento, allora si diceva accreditati,
chiamateli come volete, ma è la stessa cosa, cioè dei centri a largo bacino d'utenza, quindi mediamente lontano da dove vive la persona con malattia rara, che potessero avere una casistica sufficiente da aver sperimentato la conoscenza su queste patologie e sui problemi di queste persone. Quindi grande esperienza, grandi bacini, conoscenza, possibilità anche di sperimentare, quindi di fare innovazione, innovazione terapeutica, innovazione diagnostica e così via. Però il malato raro, non come tutti noi, non abita nel centro, non abita in questo ospedale, magari a 500 o 1000 km di distanza, ma evidentemente abita a casa sua. E quindi poi dal centro torna a casa sua ed è lì che si fanno i giochi. Cioè le scelte di ogni giorno, di cosa serve e cosa non serve, di ciò che si deve fare e ciò che si deve fare che ricade in tutta la vita di una persona. Non è solo quello che al chiuso di un reparto ospedaliero si può prescrivere con gli infermieri che poi fanno, ma cosa succede quando gioca con gli altri, quando va a scuola, quando deve mantenere o andare a lavorare e così via, la sua vita di relazione, il problema della costruzione di una famiglia, il problema della fertilità e così via. Questi problemi sono problemi della vita di tutti noi e sono quindi problemi anche della vita delle persone con malattie rare, ma questi problemi richiedono spesso delle risposte che sono dentro al tessuto sociale di là dove il malato vive e quindi molte sono in carico dei servizi che ci sono o nel territorio o nell'ospedale di prossimità là dove il malato vive. E quindi il problema difficile, difficilissimo, è di mettere insieme queste due gambe o queste due anime. Quella ultra specialistica che ragiona per malattia, sottotipo e sottotipo ancora di malattia, e quella invece, diciamo, multidimensionale di dove abita il malato, che ragiona per problema assistenziale e non per tipo di malattia e che dovrebbe ragionare per una risposta multidimensionale ai problemi. Come fare che questa seconda abbia la conoscenza necessaria nel momento in cui deve decidere fare una cosa? Conoscenza che è depositata così lontano. E come fare che, in modo tale che i centri che hanno questa conoscenza così specifica, ma così legata alla logica della malattia, dell'eziologia, eccetera, poi riescano a trasferire questa conoscenza in un'analisi altrettanto dettagliata e altrettanto innovativa che riguarda il danno evolutivo, le funzioni, le attività e le scelte quindi della vita di ogni giorno. Questo abbiamo pensato fosse il problema di base e quindi abbiamo cercato di fare delle scelte coerenti con questo problema. Naturalmente la prima scelta riguardava creare i centri accreditati e anche qui era un bel guazzabuglio e difatti quando io ero del tavolo interregionale, insomma fin dall'inizio, mi ricordo dei litigi paurosi tra i vari rappresentanti delle varie regioni perché ognuno pensava, attribuiva questa parola a centri accreditati, no? Anzi presidi, si parlava allora accreditati, un significato diverso, e voi sapete quante volte succede questo in tutti gli ambiti della vita, no? Si parla della stessa, si dice le stesse parole, ma si intendono cose molto diverse. Perché in realtà né la norma né le esperienze sapevano dire esattamente cos'era un centro. E allora c'era chi pensava che un centro fosse un intero ospedale, chi pensava che il centro fosse un professionista, nome e cognome, c'era chi pensava fosse un'unità operativa e così via. Non solo, ma un centro accreditato per cosa? Per la specifica malattia rara? Per gruppi di malattie rare? Quanto grandi questi gruppi?